vogliamo dire il nostro grazie alle forze di polizia che sono sempre al lavoro per garantire la nostra sicurezza e per garantire stasera che i festeggiamenti di fine anno si celebrino in sicurezza. E allora lo facciamo con questo servizio di Giordano Verardi. Grazie. A poche ore dal brindisi di fine anno, le nostre forze di polizia sono concentrate su tutto il territorio nazionale per garantire che il 2022 inizi all'insegna della sicurezza. Il controllo dei flussi di automobili in uscita dai centri urbani è già cominciato. Comandante, quali sono le misure che avete preso per la sicurezza sulle strade in questi giorni? Stiamo verificando il rispetto di tutte le regole imposte dalla normativa sul Covid e il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, quindi in particolare il rispetto della distanza di sicurezza, che ancora oggi è una delle cause principali di incidenti stradali. In occasione di queste festività saremo impegnati in controlli con l'uso dell'etilometro e ci raccomandiamo assolutamente di non mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche. E ricordiamo in particolare che il tasso alcolemico per un neopatentato, per un conducente professionale, è 0, per tutti gli altri conducenti è 0,5. Quindi mi raccomando, non mettetevi alla guida se avete bevuto e fate trascorrere il tempo necessario allo smaltimento dell'alcol nel proprio corpo. E ricordiamoci inoltre che per effetto di una recentissima riforma che ha interessato il codice della strada, oggi non vige solo il divieto di uso dei cellulari alla guida, ma il divieto di utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettronica. Anche nei centri delle città, l'occhio attento dei nostri agenti sorveglierà affinché tutto vada per il meglio. Non siamo in zona rossa, non abbiamo restrizioni che ci impongono di rimanere a casa. Sarà piacevole sicuramente trascorrere il Capodanno a casa con degli amici, con persone che si frequentano da tempo, quindi in condizioni comunque di sicurezza. Nulla vieta anche di poter andare a festeggiare, a brindare per il Capodanno facendo una passeggiata nei tanti scorci suggestivi della città, ma ciò deve avvenire comunque nel massimo rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid, quindi con l'uso obbligatorio delle mascherine anche all'aperto, il rispetto del distanziamento e dove queste situazioni involontariamente non dovessero essere rispettate o comunque dimenticate da qualcuno, noi saremo comunque presenti a invitare le persone a rispettare tutte le misure e a far sì che non si crei nessuna situazione di rilievo sotto questo profilo.